Entri nell'anticamera, prego. Conferita autorizzazione da visitatore. Sei online? Sieditivi, arrivo subito. Devo sistemare questa cosa del voto prima che perdiamo le nostre basi nel mare di nuvole. Stanno per iniziare, com'è la situazione? Come pensavamo? Sai cosa fare? Procedi pure. Direttrice Abernathy. Ho guardato la votazione, che cazzo è successo? Un'epurazione, dopo la merda che Francoforte ci ha scaricato addosso. Come concordato, ho risolto il problema. Ti avevo detto di risolvere il problema, non di massacrare il Consiglio Spaziale Europeo. Sai quanto ci costerà insabbiare questa cosa? Avremmo perso la licenza, così abbiamo guadagnato una settimana. È una vittoria. Sempre la via con meno resistenze, senza compromessi. Tipico di te. Questa storia non finisce qui. Odio quella stronza. L'ho sempre odiata. Sempre? Cioè da quanto? Prima di Night City abbiamo lavorato su un incarico a Osaka. 2 anni di sotterfugi che lei ha sfruttato per tendermi una trappola. Quando è diventata direttrice delle operazioni speciali, ha deciso di farla scattare. Ora mi punta una pistola alla testa perché io non faccia scherzi. Ma non premerà il grilletto perché ha bisogno di me. Faccio quello che a lei non ha le palle di fare. Che troia. Divide e timpera. Una strategia efficace. Efficace. Tu che cosa faresti nella mia posizione? Francamente? Prego. Non c'è molto da fare. Hai il consiglio di Night City dalla sua. Se ti vuole fuori... Beh, hai capito. Ah, sì. Sembra che la vediamo allo stesso modo. Prendi questa. Uno shard. La prova della mia fiducia. Forza, prendilo. È quello che ho raccolto nelle scorse settimane. Dati biometrici. Tessera del Trauma Team. Nomi dei suoi collaboratori più stretti. Autista, capo della sicurezza. Amante, amante di suo marito, tutto quanto. Usali per fare in modo che Abernathy non sia più un problema. L'hai detto tu, non mi lascia altra scelta. Se scoprono che ne abbiamo anche solo parlato, mi fanno fuori insieme a te. Vero. Lo sanno tutti che sei arrivata fin qui soltanto grazie a me. Quindi nessuno crederebbe che tu non ne sappia nulla. E se rifiuto, che succede? Non fare domande stupide. Non è una richiesta, V. Sembra che ci siamo capiti. Prendi anche questi. Le transazioni con chip di credito sono tracciabili, mentre le banconote spariscono una volta spese. Che posso dire? Usa soltanto questi soldi, cerca le persone giuste per il lavoro, niente affiliati corporativi. E per l'incarico principale usa soltanto qualcuno che conosci bene. È tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Bene. In tal caso, attendo il tuo rapporto. Buona fortuna. Il mio avvio è in attesa fuori, usalo liberamente. E non deludermi. Jenkins, controspionaggio di Night City. Ho quei rapporti che mi avevi chiesto. Adesso non ho tempo, mandameli. Ehi, V, sei viva? Come vanno le cose in quel covo di vipere? Mi serve il tuo aiuto, Jack, per affari. Ah, sono sempre affari con te, chica.
Sei nei casini? Non ancora. Per il momento mi serve una persona fidata. Questo lo prenderei come un sì. Troviamoci all'Izis. Sarò lì tra un'ora. Mi serve la tua firma per una cosa. Forse una nostra risorsa è stata scoperta. Ancora Francoforte? No, è un altro problema, locale. Dimmi, velocemente. Il nostro agente alla biotecnica sospetta che l'abbiano scoperto. Gli hanno appena concesso un accesso di sicurezza di livello rosso, il massimo. Sta cercando prove compromettenti, ma poca roba. E quindi? Sono puliti. Intendo puliti come se gestissero un orfanotrofio. Da reset dei server. Sospettiamo che l'abbiano scoperto e che gli stiano fornendo dati falsi. Dobbiamo tirarlo fuori o lasciarlo cercare. Possibili rischi? Dubito rischi la vita. Non è nello stile della biotecnica. Potrebbero ricattarlo, minacciando di diffamarlo attraverso i media. La gente ha dei figli, cederebbe. Tiratelo fuori, ma con calma, senza richiamare l'attenzione, altrimenti se ne accorgono. Jenkins sarà furioso. Penserò io a Jenkins. D'accordo. Non ho altro da aggiungere. Dì ai tuoi di fare attenzione. No, non ho mai detto una cosa. Cercheranno sicura. Prove contro di noi. Esatto. Le basi lunari sono un affare enorme. Quante volte devo ripetere? Non ci perdoneranno. Hai visto il rapporto sul voto? Porca puttana. Il mondo ci farà a pezzi quando si spargerà la voce. Il mondo non lo saprà mai. E i pochi che sanno la verità non dureranno molto.